Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Siamo qui oggi sul canale news dedicato a One Piece Bounty Rush, che vi invito ad iscrivervi per non perdervi nessuna notizia in temporale su One Piece Bounty Rush. E noi andiamo adesso ad analizzare su quale batch investire prossimamente. Allora, partiamo subito senza perderci in chiacchiere. Stamattina è uscito una batch con 3 step per i PG featured attaccanti, quindi prendete questo banner e skippatelo completamente, non ve ne fate niente, veramente non sono PG top meta che vi servono veramente a qualcosa, quindi lasciate stare questo banner, skippate, a meno che vogliate assolutamente i frammenti oro, però neanche per 20-30 fidatevi, non è che ve ne fate molto, anche perché spendereste 100 gemme, quindi diciamo proprio di no. Passiamo dopo alla campagna dei 35 milioni di download, alla parte 4 dove ci sarà la Brawl 8 e ci saranno vari batch step up che andiamo a vedere subito. Allora, una delle prime batch sarà questa qui, dove praticamente ci avrete una multi free. E come PG featured sappiamo che ci sono Sanji, Ace Marco e Boa Hancock. Allora, tutti e tre questi PG sono davvero davvero molto molto buoni. Poi vabbè, insomma, la batch free può aiutare. Il banner è comunque buono perché alla fine vi dà 2-4 stelle garantiti e all'ultimo vi dà proprio uno di questi tre garantiti, poi, insomma, insieme agli altri featured che insomma vedremo uscire. Il mio consiglio ragazzi è comunque a prescindere di skippare, nel senso che alla fine queste qua sono step up, sono convenienti, ma vale la pena pullare solo se avete questi PG già livellati. Se tipo avete Boa Hancock a 70, Sanji a 70 o Smarco a 70, trovate una copia e lo portate all'80 e va bene. Oppure se ce l'avete già all'80 o prossimamente al 100 e che ne so, vi manca quella copia per maxarli completamente. Solo per questo motivo potete pullare, ma se voi non avete proprio questi personaggi lasciate comunque a prescindere, perché mettete caso che li trovate, li prendete a 60, cosa ve ne fate? Un bel nulla, ve lo dico io. Poi ovviamente per la quarta campagna dedicata ai 35 milioni di download avremo questo ticket shoppabile che ci darà un 4 stelle garantito tra questi tre e poi altri 2 PG, perché insomma ce ne sono altri, non sono solo questi tre. Fossero solo questi tre le batch sarebbero ancora molto più convenienti. Quindi ragazzi, il mio consiglio è, se volete pullare dovete avere già delle basi per poter utilizzare questi PG, perché veramente al 60 non ve ne fate proprio nulla. Per i 35 milioni di download inoltre torneranno anche i ticket gratuiti, insomma, dove a quanto pare con 10 ticket avremo un 4 stelle garantito. Spero di trovare qualcosa di veramente 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 buono. Infine passiamo alla campagna degli 800 giorni di gioco in arrivo. Avremo delle nuove missioni evento, penso che ci regaleranno gemme a questo punto. E poi avremo anche questa batch step up, dove per il momento sappiamo soltanto che ci sono Luffy, Taro e Perona. Questa batch con 90 gemme avrete 5 PG 4 stelle, perché la free ve ne dà 2 di 4 stelle garantite e da 20 frammenti oro. Ecco, se vi piace tanto un banner dove poter spendere le vostre gemme, questo è uno di quelli, potrebbe esserlo. Ovviamente dipende dai PG feature, perché la step up è oggettivamente parlando ultra conveniente, dato che ad ogni step abbiamo 4 stelle garantiti, noi praticamente con 90 gemme ci facciamo 5 PG 4 stelle, più la possibilità magari di trovarne altre, quindi ancora di più in sole 90 gemme, ed è davvero molto molto buono. Però ripeto, dipende sempre dai PG che ci sono attorno, perché io spero che in questo banner, oltre a Luffy, Taro e a Perona, che comunque sono 2 PG
onesti, non chissà quale di quale portata, ci sono anche altri PG buoni, perché insomma se ci sono loro due e poi metti, che ne so, Corazon o qualcun altro di proprio inutile, alla fine veramente, cioè, vale quel che vale, raga, veramente vale la pena skippare. Quindi ragazzi, questi sono i banner che quindi avremo prossimamente su One Piece Bounty Rush. Allora, gli 800 giorni dovremmo averli verso fine aprile, mentre la quarta campagna di 35 milioni da questo mercoledì, giovedì inizieranno con la nuova challenge, appunto con la Brawl 8, dove sono, per chi non conosce, ve ne parlerò anche un po' su come giocarla. E niente raga, io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, attivare la campanella delle notifiche, scrivetemi sotto voi nei commenti cosa ne pensate di questi banner in arrivo, se pullerete, non pullerete, risparmierete come me, insomma fatemi sapere un po' la vostra. Io vi ricordo il canale news di One Piece Bounty Rush, dove pubblichiamo sempre le foto in tempo reale riguardo il game, e poi anche i nostri gruppi Telegram, dove insomma ridere e spassarcela insieme. Mi raccomando ragazzi, pullate solo se vi serve per maxare i personaggi, perché ripeto, al 60 non ve ne fate proprio nulla. Detto ciò, noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!